della sostenibilità ambientale è ad oggi considerato una vera e propria emergenza per quanto riguarda le politiche di sviluppo globale. Negli ultimi anni, l'attività tecnica e politica ha definito schemi prestazionali volti al raggiungimento di livelli di eccellenza ambientale degli edifici. Fra questi, sicuramente il protocollo LEED, Leadership in Energy and Environmental Design, che valuta gli edifici sulle performance ambientali che possono raggiungere, dividendoli in 6 categorie: sostenibilità del sito di costruzione, gestione delle acque, energia e atmosfera, materiali e risorse, qualità ambientale interna, priorità regionali. Crédit Agricole è da sempre impegnata nel miglioramento continuo degli impatti ambientali derivanti dalla propria attività e, con Green Life, ha intrapreso un percorso di rinnovamento delle proprie sedi e strutture volto anche alla riduzione dell'impatto ambientale. In un'area del parco è stata creata una vasca di fitodepurazione che permette di depurare le acque grigie per poterle riutilizzare all'interno degli edifici. Tale sistema, unitamente alla riduzione di flusso e al controllo di portata degli impianti, permette di diminuire quasi del 50% la quantità totale di acqua potabile utilizzata dall'edificio. In termini di approvvigionamento energetico, l'installazione dei pannelli solari in copertura consente di coprire circa il 10% del fabbisogno elettrico totale del nuovo edificio. Per soddisfare l'intera richiesta, Crédit Agricole ha stipulato un contratto di acquisto di energia elettrica 100% verde, che ne certifica la totale provenienza da fonti rinnovabili. È stato realizzato un campo geotermico, avente potenza pari a circa 1 MW, che permette di produrre energia direttamente in sito. Questo, insieme a molteplici altri aspetti come la ventilazione naturale notturna, ha permesso di ridurre di oltre il 40% i consumi energetici del nuovo edificio. Per i vari ambienti, il progetto ha introdotto il concetto di comfort sensoriale, che significa ottimizzazione della qualità degli spazi in termini di ventilazione, aspetti igronomici e termici, acustici e illuminotecnici.